Benvenuti su Ricette della Nonna. Oggi prepariamo un rotolo di pasta sfoglia con prosciutto cotto e provola silana. Ingredienti sono pasta sfoglia già pronta, prosciutto cotto a fette, provola silana a fette. Per prima cosa srotoliamo la pasta sfoglia. Poi facciamo un primo strato di prosciutto cotto. Poi facciamo un secondo strato con la provola silana tagliata a fettine sottili. Infine facciamo un ultimo strato con il prosciutto cotto. A questo punto arrotoliamo su se stesso il nostro rotolo. Lo chiudiamo sui bordi laterali, schiacciando con le dita. Trasferiamo il rotolo con la sua carta da forno una placca da mettere poi nel forno stesso, tagliamo la carta da forno in eccedenza e andiamo a infornare. Mettiamo nel forno già caldo a 200 gradi. Dopo 40 minuti di cottura ho estratto il rotolo dal forno e adesso lo lascio raffreddare. Ho trasferito il rotolo di pasta sfoglia sopra un piatto da portata. A questo punto possiamo servire in tavola e gustarcelo. Buon appetito e alla prossima ricetta su Ricette della Nonna con Anna Rosa.